Gemma Galgani e il regalo a Giorgio, lui la dimentica con Maria Gabriella Van Zuyden. La dama torinese ritorna a corteggiare l'ex fidanzato fiorentino, ma lui sembra averla dimenticata. Oggi, venerdì 29 dicembre, si sono registrate le nuove puntate del Trono Over. Protagonisti della giornata sono cancelletto Gemma Galgani e cancelletto Giorgio Manetti. Infatti la dama torinese prima dell'odierna registrazione ha scritto un post su Facebook, che ha spiazzato tutti. La donna, molto attiva sui social network, nelle ultime puntate non si è tirata indietro a un ritorno di fiamma con l'ex fidanzato Giorgio Manetti, il quale l'ha liquidata un'altra volta. La Galgani sembra aver messo un punto a questa storia infinita e confermare è la sua ultima condivisione della canzone Senza parole di Vasco Rossi e scrive, buonanotte e senza parole. Ma a voi è capitato a volte di rimanere senza parole? A me sì. Sarà stata una piccola anticipazione per le nuove registrazioni? Ma dalle anticipazioni, sottodescritte, non sembra trapelare quest'ipotesi. Gemma Galgani ci riprova con Giorgio, per lei arriva un altro cavaliere. Gemma Galgani, protagonista indiscussa del salotto senior di Uomini e Donne, è ancora al centro dell'attenzione. La dama torinese dopo il ritorno dalle vacanze natalizie, decide di far trovare una sorpresa nel camerino del cavaliere fiorentino. Tina ha da ridire e parte la parodia che ha fatto con Gianni Sperti. Il Manetti imbarazzato, ringrazia per la sorpresa ricevuta, la Cipollari si chiede dove Gemma voglia arrivare e lei ribadisce di non avere aspettative nell'immediato. Giorgio invita la dama a ballare e lei sceglie la canzone a sé telefonando. Poi arriva un signore per Gemma, il signor Aaron, mandato da Tina per far intrattenere sessualmente la dama. Il cavaliere rimane con il consenso della torinese dopo un ballo. Giorgio Manetti stupisce tutti, il fiorentino attratto da Maria Gabriella? È la volta di Giorgio Manetti. Il cavaliere fiorentino è uscito a cena con Maria Gabriella e parte il filmato. Dalle immagini si intravede molta affinità e complicità tra i due. La dama fa il suo ingresso in studio e subito viene fermata da Tina Cipollari che prevede già come andrà a finire tra i due. Giorgio, questa volta, decide di continuare la conoscenza con la donna, quest'ultima contenta lo invita a ballare. E Gemma? La dama torinese non sembra aver manifestato alcuna preoccupazione a riguardo, anche se il fiorentino confida di essere molto attratto dalla signora Maria Gabriella. Se ti è piaciuto l'articolo clicca sul tasto segui per non perderti le ultime news sul mondo del gossip e dello spettacolo.